Dopo un lunghissimo dibattito, il Consiglio Comunale ha fatto la sua scelta sulla giostra dell'Orso. A maggioranza è stata approvata la mozione che era stata presentata in aula dai consiglieri Billero di Federazione della Sinistra e Giovannelli del PD. Si chiede sostanzialmente che si vada al rinnovo delle cariche all'interno dei rioni, rapidamente, diciamo nel giro di poche settimane, e che si costituisca fin da subito una commissione provvisoria che abbia alcuni compiti fondamentali per il futuro. E a questo si collega il secondo filone della mozione, che è quello di riscrivere un nuovo regolamento, o perlomeno modificare il regolamento attuale della competizione della giostra dell'Orso sulla base di alcuni indirizzi vincolanti che vengono conferiti appunto tramite il testo di questa mozione. Quindi si dice che si deve privilegiare la precisione anziché la velocità nella gara, la tipologia dei cavalli, non più diciamo cavalli con determinate caratteristiche fisiche ne hanno determinato probabilmente anche la fragilità che ha consentito il verificarsi degli incidenti dello scorso anno, e tutta un'altra serie di disposizioni regolamentari. La commissione provvisoria ha il compito di riscrivere questo regolamento, di modificarlo, e naturalmente diciamo anche con questa mozione, recependo una vecchia mozione già deliberata dal Consiglio Comunale, di fare una consultazione popolare. Una consultazione popolare rispetto alla quale poi il Consiglio Comunale naturalmente avrà il compito di prendere la decisione finale, perché come dice la parola consultazione, naturalmente si tratta di uno strumento consultivo, quindi giuridicamente non vincolante. Naturalmente la maggioranza almeno considera politicamente vincolante l'esito della consultazione, motivo per il quale dopo la consultazione si riunirà il Consiglio Comunale e prenderà la decisione definitiva sulla base di tutta una serie di fattori, tra cui naturalmente il principale non può che essere quello della consultazione popolare. Naturalmente se si riparte con la giostra dell'Orso, e questo è anche un po' il contenuto della mozione, si riparte con nuove regole. Respinta la mozione di minoranza presentata dai consiglieri Sabella di Forza Italia, Gallacci di Pistoia Domani e Patanè di Pistoria 1117. Dopo un anno di dibattiti e di confronti nelle commissioni consiliari, noi riteniamo che siano giunti i tempi per poter decidere in Consiglio Comunale giostra sì, giostra no. La mozione è complessa e molto articolata, il nostro dubbio è che quest'anno il rischio forte che salti per l'ennesimo anno, cioè il secondo, la giostra dell'Orso, per il quale io oggettivamente, il noi del gruppo, insieme agli altri del gruppo siamo favorevoli, a condizione che le regole e quantomeno i limiti relativi alla sicurezza siano ulteriormente garantiti, cosa che purtroppo non è avvenuta 2 anni fa. Nel voto espresse anche posizioni che, fuori degli schieramenti, dicono no all'impiego di animali in competizioni. Ritengo che non ci possa essere una gara, perché in questo caso vogliamo fare una giostra dell'Orso con la gara dove il cavallo sia completamente tutelato. Il fantino sceglie di salire sul cavallo e di fare la gara, il cavallo invece la subisce, e quindi è un no incondizionato all'utilizzo dei cavalli come strumento di gara nella giostra dell'Orso.